dopo quello contro il Renate, anche questo pareggio lascia l'amaro in bocca. Sicuramente lascia l'amaro in bocca per il risultato, però io credo che in questo momento bisogna avere la forza e la capacità di non pensare che ogni partita ci deve lasciare amarezza, altrimenti si creano delle pressioni che non servono né a noi, né all'ambiente, né a tutti. Io credo che in questo momento la squadra abbiamo giocato male il primo tempo, non abbiamo fatto bene, siamo andati sotto, però nel secondo tempo abbiamo fatto una discreta partita, siamo riusciti a pareggiare, abbiamo avuto l'occasione anche per riuscire a vincerla, abbiamo poi rischiato su calcio di punizioni e calcio d'angolo da parte del proprio Piacenza, abbiamo rischiato un'occasione importante, però. Quindi secondo lei è un po' eccessivo dire che c'è stato un passo indietro, cioè nella partita scorsa è mancata solo il gol, in questa si è fatta anche molta difficoltà a centrocampo. Ma sì, sicuramente c'è stata la prima parte della partita che siamo stati in difficoltà, questo è un dato oggettivo, però credo che nel resto della partita qualcosa di importante abbiamo creato e qualcosa di positivo c'è stato. Io penso, cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno e pensare sempre in positivo, in questo momento non credo che sia giusto abbattersi o avere amarezza, ma pensare che il campionato è molto lungo e che abbiamo le qualità e il tempo per poter rimediare. E avete anche una partita in meno. Abbiamo una partita in meno che dobbiamo affrontare, però è importante che sappiamo affrontare le partite con l'atteggiamento giusto e con il piglio delle squadre che dal primo minuto vogliono cercare di fare la partita.